Dalla cronaca di quanto è accaduto nella palestra di pesistica di Città del Messico, dicevamo in precedenza di un'altitudine che sicuramente agevola alcuni atleti, alcune respirazioni difficili per gli atleti che sono costretti a misurarsi con l'inquinamento, con l'altitudine, con la rarefazione dell'aria, ad esempio in atletica, ma quello che è successo nel sollevamento pesi quest'oggi è assolutamente straordinario. Inquadrato vedete il sovietico Talz che al suo primo tentativo solleva nella distensione la bellezza di 160 kg. Nessun problema per il sovietico, che tra l'altro è uno dei favoriti di questa giornata, che si sta dimostrando davvero ricca di grandissimi nomi, di grandissime prestazioni. Ed ecco l'atleta di origine antillese, è però tesserato per la squadra britannica, Martin, terzo tentativo nella distensione, 160 kg anche per lui. L'antillese molto concentrato, l'avete visto nel tentativo di sollevare i suoi 160 kg. E adesso tocca al polacco Golab, che ha sistemato sul bilanciere 165 kg, che è l'equivalente del record stabilito a Tokyo da Golavanov. Questo è il suo secondo tentativo ed è una grande prestazione da parte di Golab. Ma l'impressione è che questo limite di 165 kg possa essere ancora ritoccato. 165 kg. Il giudice lo ha visto un po' inarcato, ma è riuscito comunque nel suo tentativo Golab e il giudice non lo ha penalizzato. È il turno del giovane svedese Johansson. 25 anni, è uno dei candidati alla medaglia, 165 kg anche per lui, al suo secondo tentativo gli consente questo tentativo di eguagliare il record olimpico appena stabilito ed eccolo, record olimpico eguagliato anche da parte di Johansson, sollevati con agilità, un'ottima prova per Johansson che ha dato quasi l'impressione di non sforzare eccessivamente. Attenzione, ancora un atleta che negli ultimi campionati del mondo si è dimostrato veramente ad altissimo livello, il finlandese Kangasniemi, tenterà il suo terzo tentativo nella distensione di battere il record olimpico in modo netto, 172,5 kg. Record del mondo che lo ricordiamo di 3 kg superiori, 175,5 kg. Un po' sbilanciato il bilanciere, si solleva 172,5 grammi e il giudice gli dà ragione, straordinario il finlandese Kangasniemi, conferma l'ottima impressione che aveva già suscitato ai recenti mondiali, arriva a queste Olimpiadi in grandi condizioni ed è uno sicuramente dei favoriti per la vittoria finale. Tifosi finlandesi che hanno sbandierato i loro vessilli, ma Johansson rende questa sfida un autentico derby scandinavo, ha chiesto 150 kg nello strappo, vale a dire 7 kg in più rispetto al record di Tokyo e non ci riesce. Lo strappo, lo ricordiamo, è un unico movimento dalla terra sopra la testa, poi fanno gran gioco le cosce, le gambe, la forza del busto nel sollevare tutto il bilanciere che deve restare al di sopra della testa. Questo è lo strappo. Attenzione al sovietico Jan Talz, l'abbiamo già visto sollevare agevolmente 160 kg, grande atleta, record mondiale nello slancio, l'unico a impensierire Kangasniemi, il fenomeno finlandese che abbiamo visto in azione poco fa con 172,5 kg nel bilanciere. Il sovietico al suo terzo tentativo nello strappo, 150 kg sollevati dal grandissimo Talz, nuovo record olimpico. Si accendono le luci rosse, ma il giudice convalida il suo tentativo. Attenzione, un'altra bandiera finlandese con Kaila Järvi. Kaila Järvi, numero 2 della nazionale finlandese di sollevamento pesi, alle spalle ovviamente di Kangasniemi, 150 kg per lui sul bilanciere, proprio come il sovietico Talz. Si è sciolto un po' le articolazioni delle spalle che devono dare grande slancio, grande elasticità. Ricordiamo, bilanciere sopra la testa in un unico movimento. È bellissima la dinamica del movimento. Bellissima la dinamica del movimento di Kaila Järvi che solleva 150 kg. Movimento ottimo in questo strappo. Record nuovamente battuto.
per quanto riguarda le Olimpiadi di Tokyo. Grande giornata per i tifosi finlandesi. Ma ecco di nuovo il finnico Kangasniemi, record mondiale nelle tre alzate, 27 anni, 90 kg, sposato, due bimbi, un maschio e una femmina, ha chiesto 158 kg e li solleva in un fiato. Fenomenale l'impresa di Kangasniemi, fenomenale, nuovo record mondiale, nuovo record dello strappo. Incredibile, nuovo record del mondo per Kangasniemi. Adesso è tutto pronto per l'ultimo atto finale, bisognerà pesare Kangasniemi e verificare che la sua fisionomia rientri nelle caratteristiche della gara, e a quel punto il suo record sarà omologato. Ragazzi, una gara incredibile, 185 chili per il polacco Golab, è fuori dalla lotta per la vittoria assoluta, punta la medaglia di bronzo, ci sembra che abbia cercato uno sforzo molto ambizioso. Golab ci riesce, sì, grande prova anche di Golab, ce l'ha fatta, nuovo record olimpico con 185 kg e adesso anche Golab in corsa per la medaglia di bronzo, ed ecco il nuovo record del mondo di Kangasniemi, non contento, 187.500 per stabilire il nuovo record olimpico, grandissimo, fenomenale, Kangasniemi stabilisce di nuovo un nuovo record olimpico, inutile dire che qui la gente sta impazzendo, Kangasniemi ha regalato una giornata indimenticabile al mondo del sollevamento pesi, adesso tocca a Johnson, attualmente alle spalle del finlandese, del sovietico, del polacco, medaglia di bronzo che è sicuramente alla sua portata, ma ha dovuto mettere sul bilanciere 187.500. Cerca la concentrazione, il giusto movimento e rischia grosso, il bilanciere quasi gli si rovescia sullo sterno, non riesce ad alzare il peso, Johnson deve rinunciare al terzo posto ed è dunque Golab che si aggiudica la medaglia di bronzo. Kalailarvi ancora 190 kg sul suo bilanciere, 190 kg sollevati perfettamente ed è di nuovo record olimpico, ed è di nuovo record olimpico per Kalailarvi. Due finlandesi sul tetto del mondo in queste Olimpiadi straordinarie del sollevamento pesi con Kalailarvi e Kangasniemi, straordinari, sia nello strappo che nella distensione. Tocca di nuovo all'antillese di nazionalità inglese Martin. Cerca il colpo grosso, 192 kg e mezzo per Martin. Cosce davvero straordinarie queste dell'inglese. È lento il suo movimento, è faticoso e rischia anche lui uno strappo alla schiena, rischia anche lui molto grosso, viene risollevato dai suoi allenatori, nulla di grave su quel bilanciere, c'erano quasi due quintali, 192.500. E riecco il sovietico Talz, era uno dei favoriti, è stato sconfitto da Kangasniemi, si deve accontentare della medaglia d'argento, cerca a questo punto per la gloria il record del mondo dello slancio con 197.500. Se li solleva non riesce comunque a vincere la medaglia d'oro, ma può finire sugli archivi di queste Olimpiadi con il nuovo record del mondo, 197.500, ci riesce! Record del mondo battuto di un chilo e mezzo! Talz, straordinario! Anche i finlandesi applaudono il tentativo riuscito del sovietico Talz, un altro straordinario.